Diretta, buongiorno e ben ritrovati come ogni giovedì. Siamo insieme alla CGIL che risponde, oggi con il segretario di Treviso Giacomo Vendrame, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. E poi Antonio Ventura, buongiorno Antonio. Buongiorno. E Fabio Zamperla che sono tornati a trovarci. Buongiorno. Ciao anche a te Fabio, nell'ufficio Vertenza, perché insomma oggi, come vedete dal titolo, parliamo di una cosa di cui forse non si discute molto, Giacomo, anche perché uno difficilmente immagina che in questo momento ci sia chi si dimette. E invece sono tanti. Perché lo fanno? Lo fanno per svariati motivi, spesso perché c'è un cambio d'appalto, un cambio di azienda, per cui in realtà non perdono il posto di lavoro, ma molti lo fanno anche perché sono scontenti del loro posto di lavoro e quindi insomma procedono a dimettersi perché non ne possono più. Altri lo fanno perché magari non sono tanto volontari e l'azienda lo spinge a dimettersi. Quindi le casistiche sono molteplici, ma non sanno nemmeno molti di quelli che ci ascoltano che è una delle normative più cambiate negli ultimi anni. Ecco, perché c'è una procedura, no? Esatto. Si fa in via telematica, quindi una cosa che adesso vi spieghiamo magari insieme in questa mezz'ora. Ricordiamo anche il numero di telefono che è lo 0422 427907, quindi fate le vostre domande, telefonate anche per commenti e curiosità. Cos'altro possiamo aggiungere? Poi tra l'altro questa mattina, lo diciamo visto che si seguirà anche nel telegiornale delle 19.15, c'era un vostro incontro con la stampa sul tema voucher. Proprio qualche mese fa avevamo detto qui, altra cosa il voucher, ma avevamo detto qui che c'era un boom negli ultimi tempi, confermato? Continua, anzi la crescita di quest'anno è difficile dirlo perché l'anno deve ancora finire, ma siamo sicuramente sopra il 30% di crescita rispetto ai dati dell'anno scorso, che erano già cresciuti del 50% rispetto all'anno precedente. Quindi stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di voucher per la provincia di Treviso e oltre 35.000 lavoratori che hanno avuto un'esperienza di voucher, perché poi anche lì bisogna capire poi. Però mi ha colpito l'altro giorno una persona disoccupata che avevamo sentito al telefono, che ha detto: adesso lavoro, vado a consegnare le pizze. Beh, io faccio ovviamente in nero, no? No, adesso con i voucher. Però era un lavoro. Certo. E bene, la battuta che ho fatto in maniera generica, senza, era un lavoro che ho fatto sempre in nero, quello delle cose, almeno alcuni lo facevano in nero per quanto riguarda la consegna delle pizze, invece adesso almeno è stato da quel punto di vista poi l'obiettivo iniziale dei voucher era esattamente questo, in realtà non è stato molto raggiunto, tant'è che la modifica della normativa recente, la tracciabilità dei voucher segue un po' la tracciabilità dei contratti a chiamata e via dicendo, vedremo che effetto avrà sui casi proprio in cui io vengo pagato un'ora col voucher e resto in nero, perché poi questo è il problema, la combinata dei due fattori. Diciamo però che il problema dei voucher è enorme, la battuta che abbiamo usato oggi, noi siamo contro i voucher ma non siamo contro coloro che lavorano con i voucher, che sarebbe bene che vengano da noi per farsi in qualche modo fare un punto della situazione, perché spesso non sanno nemmeno di avere dei piccoli diritti che possono diventare importanti in alcune situazioni di difficoltà. Poi ricordavamo anche il problema del versamento dei contributi con i voucher, no? Cioè, i problemi ce ne sono tantissimi, certo. Perché sui voucher i problemi non mancano, sia sul fronte del diritto al lavoro, sui contributi, sugli infortuni, ce ne sono di vario tipo. Il motivo per cui la gente deve venire da noi è proprio questo, fare in modo che attraverso le nostre informazioni diventino consapevoli e evitino di essere beffati due volte, insomma. Allora, c'è chi si dimette, avevamo detto, quindi 0422 427 907, chi comincia, Antonio o Fabio? Perché c'è una procedura particolare, la normativa cambiata, lo diceva poco fa anche Giacomo Vendrame, che cosa bisogna fare? Sì, nel marzo di quest'anno, nel marzo del 2016 è entrata in vigore la nuova norma, faceva parte del pacchetto Job Act, di cosiddetta modernizzazione di alcuni aspetti del diritto del lavoro, tra cui appunto quello delle dimissioni. In realtà noi non siamo particolarmente felici di questa norma, perché già prima di questa norma si era strutturata un po', diciamo, una procedura che permetteva di verificare la spontaneità, sì, la volontarietà, diciamo così, delle dimissioni da parte del lavoratore. Questo è un problema che è sorto qualche anno addietro, in cui ci si è resi conto che molte volte il lavoratore
nel momento in cui si dimetteva sotto pressione, diciamo, perché in qualche maniera forzato in quel senso da parte del datore di lavoro, non aveva poi grandi strumenti per tornare uh-huh. sulla propria decisione. Perché a livello legale l'unico strumento era quello di sostenere che nel momento in cui si erano date le dimissioni ci fosse una incapacità di intendere e di volere in qualche maniera. Sì. Cosa chiaro, ovviamente difficilissima. Pesante, sì, certo. Pesante, difficile, praticamente impossibile da dimostrare se non in qualche rarissimo caso. Siccome però invece nella sostanza, nei fatti, si capiva che molte volte il lavoratore dava le dimissioni senza averne una vera e propria coscienza, senza averne una vera e propria volontà, una decisione maturata, e soprattutto si era scoperto che molte volte le dimissioni venivano addirittura fatte precompilare. Il caso classico era nel del lavoratore dell'assunzione, bravissimo, no? Dice, guarda, ti assumo ma firmami qua già le dimissioni in bianco. Esatto. Di modo che nel momento in cui il datore di lavoro aveva un motivo per chiudere, anche non legittimo, per chiudere il rapporto di lavoro, invece di dover fare un licenziamento utilizzavano una lettera di dimissioni che magari risaliva appunto era stata fatta firmare e risaliva al momento dell'assunzione. Per evitare questa situazione la normativa aveva previsto, adesso non mi ricordo sinceramente in termini di date, però già da qualche anno aveva previsto che le dimissioni del lavoratore per essere considerate valide fossero convalidate, e la convalida andava fatta con alcuni particolari sistemi, o una comunicazione mandata al datore di lavoro, o la cosa più semplice era andare in direzione territoriale del lavoro o presso un sindacato a confermare che le dimissioni già comunicate al datore di lavoro erano state date spontaneamente. Quindi diciamo la prova del 9, esatto. La prova del 9, cioè, in modo che diciamo, le dimissioni fosse venivano realmente date, convinto che fosse... Venivano date in due step, certo. Diciamo così, la prima, la classica lettera, la classica comunicazione consegnata al datore di lavoro, quella successiva in cui si confermava che quella prima comunicazione era valida, era spontanea, era ragionata ed era volontaria, insomma. Per cui il problema di per sé delle dimissioni in bianco e delle dimissioni, come dire, forzose era stato risolto. Non si sa bene perché il governo ha voluto rimettere in discussione la questione. A dire di chi ha fatto questa nuova norma, era per rafforzare ulteriormente i controlli sulla volontarietà delle dimissioni. In realtà, purtroppo, alla luce dei fatti, per quello che abbiamo riscontrato da marzo in poi, appunto da quando è entrata in vigore la nuova norma, c'è stato un peggioramento, e adesso magari spieghiamo. Cioè un primo bilancio, cosa significa perché. Un peggioramento, in che senso? Peggioramento sia sotto l'aspetto tecnico, nel meccanismo per poter dare le dimissioni, nel senso che le dimissioni attualmente possono essere date direttamente dal lavoratore tramite il proprio codice PIN che viene rilasciato dall'INPS, però chiaramente è un percorso non semplice, soprattutto per chi non è solito utilizzare il mezzo, quindi internet. Basta immaginarsi, insomma, una persona magari anziana che decide di dare le dimissioni si ritrova costretta a recarsi presso una delle strutture tipo la CGIL per poter dare le proprie dimissioni. Comunque in realtà anche quando si recano presso i nostri uffici, nonostante il percorso manuale per poter dare effettivamente le dimissioni non sia particolarmente complesso, ci sono una serie di situazioni che non sono chiarissime e possono complicare i vari passaggi per poter dare queste dimissioni. Per esempio, le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro tramite mail o PEC, e non è sempre detto che la PEC del datore di lavoro o la mail sia attiva. Quindi nel caso in cui non si attiva, torna indietro la comunicazione, e a quel punto il lavoratore si ritrova in un limbo,
non sa bene se ha dato le dimissioni. È impossibile dimettersi in quel caso, cioè diventa... Non è chiaro, non è, in realtà, il problema quasi. È la mancanza di chiarezza, perché noi abbiamo trovato degli escamotage, ma a livello giuridico e giurisdizionale ancora non sappiamo se effettivamente sono validi o no, saranno poi i giudici in un futuro a dover decidere, insomma, e a fare giurisprudenza su queste tematiche. E quindi attualmente siamo veramente in un limbo, noi seguiamo la procedura, alcune volte va a buon fine, molte volte va a buon fine, ma non sempre, e in quei casi cosa bisogna fare? Ad oggi rimane ancora un punto di domanda, sinceramente. Poi c'è l'altro problema, che è quello relativo a quello che accennava un attimo fa Antonio, alle dimissioni volontarie, se effettivamente questo meccanismo tutela al 100% il lavoratore che vuole dare le dimissioni e non è obbligato invece a darle. A dimissionarsi, diciamo. Recente modifica della normativa ha stabilito che non solo il sindacato può diciamo dare un'assistenza nelle dimissioni del lavoratore, bensì anche i professionisti, consulenti del lavoro, quindi i professionisti che seguono direttamente le aziende. Voi capite che diminuisce un po' la tutela in certo. questi casi, perché logicamente il consulente per sua natura tende a fare gli interessi dell'azienda. E che controllo c'è nell'invio delle dimissioni a un lavoratore di cui si vuole liberare il datore di lavoro, cliente di questo consulente? Quindi per questo la situazione dal nostro punto di vista è un po' peggiorata, anzi direi è peggiorata senza ombra di dubbio, sotto l'aspetto tecnico. Allora, vediamo se c'è una telefonata pronta. Chi c'è? Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Sono Paolo, dalla provincia di Padova. Io volevo chiedere solo una cosa, se qualcuno dei suoi ospiti mi può rispondere, no? Sì. Volevo sapere se non se ne parla più del discorso delle pensioni a 41 anni per i lavori, quindi in omicidio usuranti, se è stata fatta una lista, se c'è qualcosa ancora in programmazione. Perché qua non se ne è più parlato, non se ne è più sentito niente, e volevo sapere qualcosa, insomma. Certo, grazie Paolo. Grazie, se posso dare una risposta, grazie a tutti. Grazie, buona giornata, buongiorno, grazie. Buongiorno. In legge di stabilità, dopo il verbale di sintesi sottoscritto tra CGIL e CISL-UIL e governo, è cambiato solo un aspetto dei lavori usuranti, ovvero i lavori usuranti rimangono quelli determinati per legge. Quindi alcune categorie speciali, il lavoro notturno, il lavoro in catena di montaggio, per semplificare, che è riconosciuto come usurante. Bisogna avere 7 anni, negli ultimi 10 anni, di lavoro usurante, non è più necessario avere l'ultimo anno di impiego in attività usurante. Se ho questa condizione posso accedere a una pensione anticipata tra i 12 e i 18 mesi rispetto alla maturazione normale del diritto. Questa cosa vale anche nel caso in cui abbia fatto attività usurante per più della metà della mia vita lavorativa, però ad oggi questo è quello che è scritto in legge di stabilità, che non è ancora stata approvata, quindi è in certo. movimento per quanto riguarda il lavoro usurante. È stato invece inserito una nuova normativa sui 41 anni di contributi per alcuni lavoratori che sono impiegati in attività gravose, che sono un'altra categoria che non è usurante, che devo essere sincero non mi ricordo a memoria le categorie all'interno delle attività gravose, nel caso in cui io sia un lavoratore impiegato in queste attività gravose, negli ultimi 6 anni mi pare della mia vita lavorativa, ho la possibilità di andare con 41 anni contributi. Però anche rispetto al signore, il consiglio che io do a bocce ferme, quando la legge di stabilità esatto, è, quel punto è stata votata, venite dai nostri patronati e a quel punto vi faremo il punto preciso di quando potete andare in pensione. Allora ricordatevi 0422 427 907, così ne approfittiamo anche per altre domande. Quindi meglio dimettersi o essere licenziati? Eh beh, dipende, cioè, nel senso, è una bella domanda. Ma, cioè, tra i vari casi in cui c'è la necessità o come dire la decisione del lavoratore di dimettersi, c'è quello classico delle dimissioni per giusta causa che vengono fatte dal lavoratore nel momento in cui sono mesi che non riceve lo stipendio.
Per cui in quel caso... Quando ti licenziano, ti licenziano gli altri comunque, quello è il punto. Quindi normalmente se ti licenziano il tuo posto di lavoro vorresti mantenerlo, questo è il punto. La differenza, se volete, è il dopo, nel senso che se sei licenziato hai l'ammortizzatore sociale, la NASPI, quindi la disoccupazione, se invece si dimetti non ce l'hai. Motivo per cui è importante verificare anche la volontarietà delle dimissioni è proprio questo, perché se invece ti manda via l'azienda e ti dimetti non hai nemmeno poi la disoccupazione, quindi oltre al danno la beffa. Se tu sei ti dimetti ma in realtà ti stanno licenziando, questo concetto, perdi gli ammortizzatori sociali, come diceva uno dei motivi per i quali a volte le aziende cercano di far dimettere il lavoratore è dato dal fatto che l'azienda, se licenzia, è tenuta a versare un contributo di entrata alla NASPI per il lavoratore, che è di circa 1.500 euro. Questo significa che le aziende faranno di tutto per far dimettere il lavoratore piuttosto che licenziarlo direttamente, a seguito del quale licenziamento dovranno appunto versare questa quota. È anche un costo licenziare. Esattamente. Comunque con la nuova procedura di dimissioni c'è una cosa da dire, al di là di quello che hanno detto loro, che è assolutamente corretto e lo condivido, è che le nostre sedi sono state invase da figure che prima invece non intercettavamo, cioè soggetti tanti che devono dimettersi. Quindi per noi che ci siamo organizzati, perché è anche un problema organizzativo, perché quando sono tante le persone che devono dimettersi, di avere la possibilità di farlo, il che vuol dire accreditarsi rispetto al sito del Ministero, avere una postazione dove puoi utilizzare quelle le password per entrare, quindi una postazione computer e via dicendo, però nelle nostre tante sedi provinciali abbiamo tanta gente che viene da noi per dimettersi e chiaramente entri in contatto con lavoratori ed è interessante per noi riuscire a scoprire i motivi per cui le persone si dimettono. A volte incontri situazioni in cui di fatto in realtà sono lì perché le ha detto l'azienda e non sono molto consapevoli di quello che stanno facendo. Un caso che è stato anche riportato dalla nostra stampa è che un giorno si è presentato a un nostro sportellista una persona che ha detto: sono andato a lavoro e stamattina mi hanno detto che mi sono dimesso, e lui non sapeva nulla. Mamma mia, certo. Perché poi il meccanismo dei consulenti è veramente peggiorativo, perché finché vieni da noi, cioè, i soggetti accreditati fino a poco tempo fa erano sindacati, patronati e enti bilaterali. Adesso hanno aggiunto i consulenti al lavoro, ma appunto consulenti al lavoro ce ne sono di tutti i tipi, io non voglio attaccare la categoria, che però è chiaro che, come diceva anche Fabio, a volte tendono a tutelare più l'azienda che il lavoratore, con tutto quello che comporta. A volte magari anche in buona fede, l'azienda gli dice: il lavoratore vuole dare le dimissioni, si reca il lavoratore presso lo studio del consulente e gli fa dare le dimissioni senza far magari troppe domande. Legittimamente. Io ho avuto discussioni con professionisti in cui lamentavano il fatto che noi dovevamo semplicemente, secondo la legge, e questo è vero, accertarsi dall'identità del lavoratore. In realtà io gli risposto che guardi, noi siamo un sindacato e oltre l'identità, no, noi la verifichiamo l'identità di chi si dimette, perché è giusto, perché siamo tenuti a farlo, ma noi verifichiamo anche la volontarietà, perché siamo un sindacato, non è che uno viene e dice: mi dimetto, ok, ti credo, faccio due tre domande di circostanza, poi la maggior parte è volontaria, per cui non va, voglio dire, demonizzata la questione, ma nei quei pochi casi in cui non è volontaria bisogna intervenire. Comunque se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, è da dire secondo me due cose importanti. Uno, a volte riusciamo a indirizzare sulla tipologia di dimissioni, perché si recano da noi magari dipendenti che dicono: voglio dare le dimissioni, quindi col preavviso eccetera, e ci si rende conto in verità che possono dare le dimissioni per giusta causa e quindi immediate, e su questi possiamo consigliarlo. Dall'altro punto di vista possiamo dare anche un consiglio su come comportarsi successivamente, per esempio può essere la richiesta della disoccupazione, che avevamo detto della più volte, cioè le cose che bisogna fare subito prima di perdere, o piuttosto anche il recupero crediti, magari capitano situazioni, perché più volte avevamo detto a giusta causa perché non vengo pagato, non percepisco gli stipendi da un tot di mesi, quindi avevate detto più volte diritto, fate subito questo la richiesta di NASPI in modo da ottenere appunto l'indennità, ma anche l'eventuale intervento per il recupero del credito. Sembra banale, ma non sempre i lavoratori sono consapevoli di poter agire, o magari credendo nell'assoluta buona fede del datore di lavoro aspettano tempi lunghissimi per l'ottenimento delle soddisfazione dei propri diritti, quando magari sarebbe utile attivarsi in tempi più rapidi. Quindi
da quel punto di vista possiamo considerarlo un piccolo miglioramento. Antonio, non abbiamo detto tecnicamente cosa bisogna fare? Perché tecnicamente, già come ci ricordava l'iscrizione al sito del Ministero, poi insomma cosa devo fare? L'iscrizione al sito del Ministero l'abbiamo fatta noi perché per essere abilitati appunto a comunicare, a fare questo invio telematico delle dimissioni bisogna essere accreditati al Ministero. Per cui il lavoratore ha due possibilità, o agire in proprio o rivolgersi a uno degli organismi preposti, quelli che citava Giacomo, che sono appunto il sindacato, il patronato, la direzione territoriale del lavoro e ente bilaterale. E adesso purtroppo anche i consulenti del lavoro. Se non vuole far questo, se viene da noi ovviamente la cosa è semplice, nel senso che viene con una busta paga, è necessario avere il codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del lavoratore e... Allora, codice fiscale, datore di lavoro e del lavoratore. E del lavoratore che si dimette ovviamente, suo documento, perché noi appunto dobbiamo accertare l'identità della persona, nel senso che è ovvio che la persona che viene a dire mi voglio dimettere deve essere lui, certo. Titolare del rapporto al lavoro. No, perché mi è anche successo. Una persona che è venuta e mi ha detto devo dare le dimissioni, gli chiedo un documento, era un lavoratore straniero, per cui dal nome non capivo bene, dopo ho scoperto, mi ha detto ma è una donna, sì è mia moglie. E gli ho detto, ma guarda che non puoi dare tu le dimissioni per tua moglie, deve darle lei, deve venire lei. Comunque, al di là di questo, appunto, accertare la volontà, anche perché sennò vengo a dimettermi e mi dimetto a nome tuo. A nome mio, per fare un esempio. Mi resti un po' un problema, però almeno giovedì prossimo saremo magari qua tutti e due a raccontare la vicenda e tu potresti condurre. Comunque, fa ridere, in verità, chi gestisce queste cose ha un potere. Ha una responsabilità. Ha una responsabilità, sì, un potere e conseguentemente una responsabilità, perché veramente chi è abilitato a comunicare le dimissioni, cioè noi, come dire, a titolo di prova l'abbiamo fatto tra di noi, io ho dimesso Fabio per vedere se funzionava il sistema, dopodiché ho revocato le dimissioni, perché un altro aspetto forse che è giusto comunicare è che nel momento in cui vengono comunicate queste dimissioni telematiche il lavoratore ha 7 giorni, diciamo così, di ripensamento per il quale può appunto durante il quale può revocarle. Il problema però è quello che evidenziavamo nel caso di cui ha parlato Giacomo. Quello che si è trovato dimesso senza saperlo. È curiosissimo, è arrivato lì e ha detto ma io sono arrivato al lavoro questa mattina e mi hanno detto che mi sono dimesso. Quindi questo tra poco ci spiegherai. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo prego. Lina e chiamo dalla provincia di Treviso. Avrei un bisogno di una, come si dice, si può dire, ecco, delucidificazione. Delucidazione, ecco. Io prendo la reversibilità di mio marito. Mio marito è deceduto nel 94. Ecco, dopo un anno ho preso la pensione. Che però mi è stato detto che è la provvisoria, no? Dopo hanno fatto tutti i loro conti e mi hanno detto che è ancora provvisoria. Dopo 4-5 anni che ho preso la, come si dice, la buona uscita di mio marito. Io sono andata, le dico, una ventina di volte a Treviso, no? Per chiedere all'INDAP questa cosa, perché non prendo la pensione definitiva. E mi hanno detto di aspettare che ci manca poco, sicché siamo nel 2016 e io non ho più visto niente. Quest'anno verso aprile vi ho chiamato anche voi per telefono, no? Che c'era un signore che pareva che si prendesse in carico di dirmi qualcosa, ma poi non ho più visto niente. Mi potete dire qualcosa? Bisogna fare la verifica direttamente con l'INPS, perché poi adesso non esiste più l'INDAP da solo, mettiamola così. No, anche questo signore mi aveva detto così. Però se non è che dipenda da noi possiamo fare... sindacato, signore. Noi possiamo fare la verifica. Signora, aspetti, se no non ci capiamo. Della mio stipendio per essere iscritta a voi, perché sono un'ex infermiera.
Adesso perché vi chiedo, potete dirmi quando posso ricevere questa pensione definitiva o aspettate che vado in cimitero? No, cioè, adesso parte che... guardi, qui... ho 74 anni, è dal 94, dal 95 che prendo la pensione di reversibilità di mio marito e come sapete anche voi la mia è stata detraccata di indennità integrativa. Va bene, signora, se no andiamo avanti tutto il giorno, la prego. Abbiamo capito bene, l'unica cosa, non possiamo risolverlo qui in questo momento, perché tanto stiamo parlando di altri argomenti, non c'è neanche un esponente diciamo che si occupi prettamente delle pensioni. Però se lascia il numero di telefono, ecco, facciamo una verifica diretta, ma... Però rispetto all'INPS, perché è l'INPS che decide queste cose, quindi noi lo possiamo verificare direttamente con loro. Poi ecco, l'unica cosa che possiamo fare è questo, signora. Quindi, Lina, lasci il numero di telefono, poi loro cercheranno in qualche maniera di incrociare i dati, sentire l'INPS e poi vediamo se noi riusciamo a cavare una soluzione. Va bene? Grazie, buona giornata. Allora, cosa... Sì, parlavamo di questo lavoratore che si è trovato, dimesso a sua insaputa. Cosa si fa a quel punto? No, il problema non è cosa si fa, volevo descrivere un attimo proprio qual è il punto, secondo noi, di carenza della nuova normativa. Mentre fino a prima c'erano dei sistemi di verifica, di convalida, diciamo così, rispetto a delle dimissioni che il lavoratore comunicava personalmente, con una lettera firmata di proprio pugno, Nella trasmissione telematica tra la norma che la istituiva e poi l'applicazione concreta di questa norma ci si è persi un passaggio, nel senso che la norma prevedeva che queste dimissioni telematiche, in quanto telematiche, non potevano essere firmate diciamo come sul foglio di carta classico, ma prevedevano firma digitale. Poi invece nell'applicazione concreta che si è data il Ministero, questa firma digitale è sparita, non si è più saputo nulla. E cosa succede? Succede che il lavoratore in realtà non firma nessun documento in cui dice mi voglio dimettere, semplicemente comunica alla persona incaricata, facciamo l'esempio a me in un caso, e io comunico a suo nome al Ministero che questa persona... Comunico telematicamente tramite accesso al sito del Ministero che questa persona si dimette. Però questa persona non scrive da nessuna parte io mi voglio dimettere. Per cui se lo posso fare io, ovvio che io lo faccio verificando appunto l'identità della persona, la sua volontà di dimettersi. Ma non voglio dire, non tutte le persone probabilmente che sono state abilitate a questo servizio, e in Italia certo, saranno migliaia. Non tutte è scontato che si comportino, tu dici, ma diciamo che si comportino arriva la comunicazione dell'azienda. Nel caso specifico questo lavoratore risulta essere stato dimesso da un consulente del lavoro di Salerno. Pensa te, prima che voi deste l'ok ulteriore. Noi siamo intervenuti a revocarle, ma perché? Perché il lavoratore si è accorto subito che c'era qualcosa che non andava, ma se fossero passati quei sette giorni famosi, lui si trovava dimesso e doveva instaurare un contenzioso, non si capisce bene in che forme, per sostenere che lui quelle dimissioni non le aveva mai date. Ma ora c'è di mezzo una causa? Cosa avete fatto? Ma al momento ancora no, perché appunto le dimissioni sono state revocate, per cui di per sé non sono più valide. Ma se fossero trascorsi i termini della revoca, quelle dimissioni sarebbero state valide a tutti gli effetti, e il lavoratore si trova in una situazione in cui dover far una causa per far accertare che lui non ha mai espresso la volontà di dimettersi. Noi abbiamo fatto chiaramente la segnalazione alla DTL rispetto a questa vicenda, perché chi è abilitato ha comunque delle responsabilità anche di carattere penale, perché chiaramente, però ci devono essere gli accertamenti poi successivi, perché non è che... ripeto, bisogna intervenire, perché altrimenti quel sistema che diceva Antonio rischia di diventare veramente una bomba da tutti i punti di vista, perché la gente si trova dimessa. Poi adesso non è da drammatizzare il caso, ma quando ti trovi a vivere, se fossero anche 10 casi in tutta Italia, vivi una situazione di ingiustizia totale, voglio dire. Il problema comunque è che in questo tema, che dovrebbe essere disciplinato dal diritto come è e quindi dal mondo della certezza, in verità è lasciato alla fine, come diceva Antonio, alla coscienza dei singoli soggetti che hanno il potere di comunicare le dimissioni, ed è un'assurdità in termini proprio, perché il diritto dovrebbe dare la certezza del funzionamento di un meccanismo. Il diritto invece fatto in questo modo non dà nessuna certezza. Questo è stato un caso, ma potrebbe avvenire anche il caso contrario, il lavoratore che
decide di dare le dimissioni, poi a un certo punto, trascorsi 7 giorni, dice che di non averle mai date, ma di essere stato obbligato a darle, non avendo lui firmato nulla, non avendo nessun riscontro cartaceo della effettiva volontà, rischierebbe comunque di provocare a sua volta un danno all'azienda. Cioè, quindi è proprio l'incertezza per nessuna delle due parti. È proprio l'incertezza che è un danno, provoca un danno all'intero meccanismo. Sì, a prescindere da chi dei due, entrambi la subiscono. Una vicenda strana. Invece mi ha colpito un'altra cosa, forse l'ultima che riusciamo a dire. Dicevi già poco fa che gli uffici sono stati invasi da una serie di figure professionali anche con le quali forse non vi incrociavate spesso in passato. Cosa intendevi con questo? No, nel senso che siamo un po' sorpresi di vedere quanta gente cambia lavoro anche al giorno d'oggi. Cioè, sì. E lo trova? Quindi lo trova? Sì, nel senso che molti di questi si dimettono perché ne hanno già trovato un altro e sono di tutte le professionalità. È un mondo molto ampio. Da questo punto di vista, per vedere sempre anche in questo caso il bicchiere mezzo pieno, siamo entrati in contatto con un mondo e lavoratori che prima invece non intercettavamo. Quindi è interessante anche per capire in termini più complessivi e politici, se mi è permesso, anche come si sta modificando il mondo del lavoro. Però in realtà poi, vista sta cosa qua, io sono andato a vedermi i dati sulle dimissioni e sono sempre state molto elevate. Addirittura paradossalmente adesso si sono abbassate con questo meccanismo, perché chiaramente è una formalità un po' più forte e quindi si sono leggermente abbassate. Quindi il movimento all'interno del mercato del lavoro è molto ampio. Buona parte di queste è anche in settori in cui, tra appalti, cambio di appalti, quindi ti dimetti, tra settori anche molto, se mi è permesso il termine, informali, per non dire altro, ci sono situazioni delicate. Quindi entrare in contatto con questo mondo è molto interessante per noi, anche poi per intervenire a tutela dei lavoratori stessi. Certo, anche perché tu dici, scopri alcune cose. Probabilmente si spostano da un'azienda all'altra, perché c'è il fenomeno della cooperativa che nasce, muore, cioè, e via dicendo, intercetta dei lavoratori, e molto spesso quei lavoratori li intercettiamo perché poi nei meccanismi di cambio di cooperativa, volontari e non volontari, si devono dimettere. Certo. Quindi riesci anche a scoprire delle cose che poi sindacalmente riesci a risolvere in termini più complessivi. Ci siamo dimenticati qualcosa? No, beh, il consiglio finale, Fabio, secondo me è sempre quello di rivolgersi al sindacato in tutti i casi in cui la cosa abbia bisogno di un qualsiasi chiarimento. Siamo là apposta. Di sicuro noi operiamo a tutela dei lavoratori, insomma, questo è abbastanza evidente. Va bene, allora grazie a Giacomo Mendrame, Antonio Ventura e Fabio Zamperla. Ci rivediamo giovedì prossimo con la CGL Risponde. Grazie per essere stati qui, a voi per averci seguito. Ricordatevi, telegiornale a partire dalle 18.30, questa sera alle 21.05, Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli. Grazie.